Fede Giorgi, siamo a Cavalese, corso allenatore di terzo grado. Come sta proseguendo in queste giornate in veste di insegnante ai futuri allenatori? Ma direi bene, benissimo, perché comunque questo è un corso già rodato da tanti anni e anzi devo dire ogni anno sempre c'è qualche novità, qualche attenzione in più proprio per cercare di dare il massimo in questa settimana a chi viene a fare questo corso di terzo grado, anche perché insomma è di un'importanza notevole perché si deve qualificare, quindi lo sforzo della federazione di Stefano Bellotti che organizza è sempre all'obiettivo di dare quanto più attenzione, qualificazione e stimoli, spunti a questi prossimi allenatori, anche se poi sono dei concorrenti, però bisogna dare il massimo. Però per il bene di tutto il movimento, quanto importante è la qualificazione dei tecnici, a partire chiaramente da quelli del terzo grado, ma poi arrivare giù anche a tutti gli altri allenatori, quanto importante insomma per un tecnico tenersi costantemente aggiornato? Beh, io penso che sia la cosa fondamentale. Io a loro all'inizio del corso dico sempre che fare l'allenatore è un po' una missione, nel senso che non è un mestiere che si decide di fare sempre con più attenzione o con più alto livello perché non si sa cos'altro bisogna fare. È come diventare un prete, cioè devi sentire la chiamata dall'alto, perché è un mestiere molto bello, interessante, ma anche difficile. Quindi, siccome i momenti difficili ci possono essere, bisogna avere una grande passione per farlo e bisogna avere la voglia, la capacità di aggiornarsi continuamente. È un mestiere nel quale l'esperienza anche conta tanto e quindi gli anni non devono passare invano, gli anni che uno allena, cresce ed è determinante, come lo era anche quando eravamo giocatori, chiaramente con una visione molto limitata del giocatore, ma è così, cioè ogni anno, diciamo, l'obiettivo di un allenatore ogni anno è migliorarsi in qualcosa, finito l'anno deve aver fatto un passo in avanti. Lei consiglierebbe di fare un'esperienza all'estero anche ad allenatori italiani, se possibile chiaramente? Sì, beh, questo poi adesso come vanno anche le cose, in generale ci sono campionati molto interessanti, io ho fatto 2 anni di esperienza in Russia dal punto di vista pallavolistico molto interessanti, logisticamente un po' più complicato per quanto riguarda almeno la mia squadra, che era una squadra siberiana, per cui i viaggi da Mosca in Siberia e la Russia è molto grande, quindi c'erano un po' di difficoltà nel gestire alcune situazioni dei tempi di recupero ed allenamento, ma le esperienze all'estero danno un'apertura mentale perché c'è una conoscenza di un altro pallavolo, di altre mentalità e che quindi devi cercare poi di amalgamare con la tua, cercare di tirare fuori, quindi c'è un accrescimento notevole in tutti i sensi. A proposito di Russia, come si dice in russo bentornato in Italia? Ah, bentornato in Italia? Non lo so. Bentornato in Italia. Però si può dire adesso, insomma, dopo 2 anni di Russia si torna in Italia, si torna a Vibo Valentia e inizia una nuova avventura. Sì, sì, devo dire che sono molto contento, felice, perché dopo questi 2 anni io avevo intenzione di tornare in Italia, proprio perché questi 2 anni insomma sono stati sufficienti per questa mia esperienza, quindi tornare in Italia dove ancora c'è un livello di organizzazione anche di qualità su tanti punti di vista che ti permette di lavorare sempre bene. Certo, non è un gran momento proprio per la pallavolo italiana, questo sicuramente, perché alcune difficoltà che sono generali stanno coinvolgendo anche il mondo della pallavolo, ma l'importante è cercare di essere molto, diciamo, efficace anche in questa situazione. Io ho trovato nella proposta che mi ha fatto Pippo Calipo, che mi ha fatto molto piacere, al di là della categoria, un progetto, un entusiasmo, una volontà di fare qualcosa ancora di importante nella pallavolo, di crescere in una struttura come quella di Vibo, che da anni comunque in Serie A è già una struttura, diciamo, rodata, e quindi mi ha fatto piacere. Ho valutato con attenzione, ma non ho avuto molti dubbi alla fine di scegliere questa possibilità. Si parte a Vibo con quali aspettative, con quali volontà, soprattutto per un campionato di A2 di che tipo?
Beh, sicuramente un cambiamento di due per cercare di andare in A1, nel senso che il progetto prevede di cercare di vincere questo campionato e poi l'anno prossimo programmare una buona stagione di A1. Questi, diciamo, sono gli obiettivi, la volontà che abbiamo come tecnico, come giocatori e come società, e quindi vedere di fare il massimo per raggiungerli questi obiettivi. Pippo Calipo non ha mollato in questo periodo, è già 2 anni comunque che a Vibo si parlava di un rischio serio di chiusura, invece Pippo Calipo non ha mai mollato. Questo va dato atto alla volontà di Vibo Valentia di restare una piazza importante non solo per la pallavolo di due, ma per tutta la pallavolo italiana. Sì, e questo in questo momento è stata una cosa importante. È chiaro che quando il presidente mi ha chiamato e mi ha spiegato con le sue parole quello che vuole realizzare, la sua volontà, è stata una cosa importante e decisiva, e Pippo Calipo lo conoscono tutti in Italia, insomma, per la sua, al di là dell'imprenditore, diciamo, della sua serietà, di quello che ha cercato sempre di fare nel mondo della pallavolo. Quindi è un messaggio ed è anche una fortuna, diciamo, che personaggi come Calipo, insomma, vogliano continuare a investire, continuare comunque a cercare di fare qualcosa di buono per la pallavolo italiana, che in questo momento sta attraversando un momento non semplice. Perfetto, a Macerata hai vinto uno scudetto, avevi un palleggiatore che si chiamava Giacomo Sintini. Non è che adesso le vostre strade si rincontrano a Vibo? Beh, penso proprio di sì. Io sono anche molto contento, felice di rincontrarlo, perché tra l'altro con Giacomo la nostra, diciamo, conoscenza, frequentazione era iniziata anche prima a Perugia, con 2 anni bellissimi che abbiamo fatto a Perugia, e poi si è spostata su Macerata con degli altri risultati importanti, e quindi prosegue in questo progetto. Quindi può darsi che un segno del destino, un filo che si riunisce ancora una volta per cercare di fare qualcosa di importante assieme. Da spettatore esterno, come hai visto la nascita di questa Superlega? Può essere utile per la pallavolo di Serie A italiana, questo nuovo modo di licenza, questa NBA del volley, insomma? Devo essere sincero, non lo so. Non lo so, nel senso che è chiaro che queste sono problematiche che interessano chiaramente la struttura delle società. Se i presidenti delle società, la Lega, cerca di prendere una strada, è chiaro che provano a fare qualcosa che possa essere utile in questo momento per il movimento. Come allenatore sinceramente non lo so quali saranno i risultati che porterà. Se hanno deciso di farlo, ci saranno sicuramente dei buoni motivi. Quello che mi auguro è che questo possa essere un passo in avanti, questo sicuramente, come partecipante di questo mondo, che possa veramente aiutare le società e tutto il movimento, insomma, a resistere a questo momento, cercando di essere, come ho detto prima, efficace, perché il problema è in queste situazioni, quale ci sono delle difficoltà economiche, quei soldi che si hanno, cercare di spenderli bene, cercando di abbassare il meno possibile il livello ed essere molto bravi in questa situazione. Quindi non nascondersi dietro a una difficoltà economica, perché è chiaro che questa esiste, ma si può anche fare qualcosa di buono anche in queste situazioni. Ultima cosa, che squadra sarà Vibo Valentia? Ti chiedo subito se è già stata, a che punto siete nell'allestimento del sestetto? Beh, insomma, è un sestetto che andrà completato. Sicuramente ci sono 2 giocatori, Gavotto e Forni, che hanno il contratto già con questa società, quindi sono 2 giocatori importanti per la 2, e Jack Sintini che ci sarà, poi tutto il resto, insomma, va aggiunto. Ci saranno 2 stranieri che dovremo scegliere. Sicuramente cercheremo di fare una squadra per raggiungere l'obiettivo, ma anche con un'idea, insomma, futura anche per l'anno dopo, insomma, vedere di iniziare a programmare qualcosa anche per l'anno dopo. Fefe, per la pallavolo maschile comunque non sono giorni facili, anche per un altro motivo. C'è una piazza storica come quella di Cuneo che dopo 25 anni ha chiuso i battenti. Tu conosci molto molto bene quella piazza, che sensazioni provi, che idee ti sei fatto di questo triste epilogo? Ma che idee, diciamo che c'è un grandissimo dispiacere, credo che già chi non è mai stato a Cuneo o in generale per la pallavolo, è una defezione importantissima di una società che ha fatto e ha dato tanto, ma chi come me ha vissuto anni importantissimi della carriera, perché io sia da giocatore 3 anni prima, poi
è stata la società che mi ha dato fiducia come allenatore e giocatore, poi solo come allenatore, quindi ho iniziato la mia carriera, ho vissuto degli anni stupendi, alcuni sotto tutti i punti di vista, e ti viene a mancare qualcosa e quindi è un grande dispiacere. Io non so, è difficile anche trovare le parole perché i motivi che hanno portato a questa situazione così estrema, insomma, devono essere stati veramente importanti, perché una realtà come io ho sperato fino alla fine, perché la cosa che uno non può credere, dice va bene, Lannutti è arrivato a un certo punto, ha fatto il suo percorso, ma ha dato una disponibilità per poi continuare, non ha messo dei bastoni, diciamo, fra le ruote, no? Quindi il fatto che non ci sia stato nessun altro, insomma, per cercare di prendere, mantenere quantomeno in questo periodo una realtà come Cuneo, un po' dispiace, non si capisce come mai. Quindi più che mandare, insomma, mandare un pensiero di affetto a tutti i tifosi, le persone di Cuneo, insomma, che conoscono, e quella di sperare, insomma, che si ricrei prima possibile, insomma, questa possibilità di vedere la pallavolo a Cuneo.